Fortuna ho avuto la possibilità di allenarmi fino a giugno, quindi di rimettermi in sesto per tutto quello che riguardava la riabilitazione, che mi è servito molto. Quindi questo mese di vacanza è servito tanto quanto è servito allenarmi fino a giugno. Ecco, tu come stai adesso? Io sto bene, mi sento bene, sono fiduciosa. A livello di motivazioni sei carica, insomma, dopo hai detto il lavoro che hai fatto e questo un po' di vacanze che ti servivano, sei motivata per iniziare Sì, questa stagione? assolutamente. Diciamo che già il fatto che uno debba fare una riabilitazione parte motivato a prescindere. Poi ovviamente c'è quello che è la stagione, fare riabilitazione appunto per arrivare a una stagione da giocare, per cui motivazione non mi manca, non vedo l'ora perlomeno dopo un anno. Che gruppo pensi che abbia questa cuna, comprese poi le nazionali che dovranno tornare prossimamente? Penso che essendo comunque un gruppo giovane dove c'è voglia di fare, siamo abbastanza fiduciosi che può venire fuori un buon gruppo che può permetterci di lavorare bene in campo. Spero che, appunto perché siamo tutte giovani, la comunicazione ci permetta di riuscire a trovare anche armonia in quello che è il gioco. Quindi dovessi indicare un punto di forza della vostra squadra, è proprio la freschezza? Direi di sì, perché c'è margine infinito di miglioramento a questo punto. Che impressione ti fa questo campionato che è in arrivo? Ovviamente siamo solo ad agosto, ma insomma una prima idea anche dell'avversario sicuramente te la sarai Beh, il fatta. campionato italiano è sempre stato molto competitivo, anche perché se non lo fosse non saremmo neanche qua a volercelo giocare. E io già il calendario mi sembra, non solo per noi, ma per tutti, molto tosto. Quindi sarà divertente, penso, intrattenente, però penso sia un buon campionato che permetta a tutti di poter trovare qualche spunto di divertimento. Dovessi indicare delle fasce del campionato, in quale fascia posizioneresti la tua squadra? Hai Perché precludersi? ragione. Io non mi metto da nessuna parte. Chi vuole vedere vedrà. Non penso ci sia veramente per un discorso di perché precludersi, cioè non penso ci sia bisogno di piazzarsi da qualche parte. Ovvio che quelle al top sono al top, nessuno le mette in discussione, anche se a non mettere in discussione nessuno, poi si vede, perché però penso che non dobbiamo piazzarci da nessuna parte, poi sarà il campo a decidere. Quindi divertirsi. Grazie Sì. Quello che poi dovremmo fare, perché alla fine è il gioco della pallavolo.